Ieri abbiamo registrato disagi per molti degli studenti pendolari che tornavano a scuola dopo le feste di Natale. Da molti comuni della provincia ci hanno segnalato comunque dei problemi per quanto riguarda l'organizzazione dell'autostazione dell'AIR a pieno regime dal 23 dicembre. I pullman che si muovono a rallenti negli ingorghi della città, mentre i bus urbani sono in stand-by da tempo davanti all'autostazione, con i passeggeri a bordo in attesa del rientro a casa. All'ingresso dell'autostazione, come da supporto all'info point, ci sono due addetti dell'AIR che hanno il loro da fare per fornire le informazioni. Non appartiene all'AIR, non so nemmeno che corse c'ha e per dove passa. Tra gli stalli del terminal incrociamo anche l'AMIN, che per conto di un'agenzia invita gli utenti a rispondere a un sondaggio sulla funzionalità dell'autostazione. Intanto la pioggia di queste ore ha sbiadito i cartelli affissi in piazzale Pariello per avvertire i pendolari sulle variazioni work in progress del capolinea. La stessa faccia sbiadita degli avvisi di soppressione delle fermate in città per i bus urbani, come è avvenuto per Campetto Santa Rita. Dal quartiere di Valle, via Bimbo, Rione Santommaso, un coro di proteste e c'è chi sta raccogliendo le firme da presentare ad AIR Comune. Per fare la spesa ci metto 5 minuti e che per tornare a casa ci metto 2 ore. Deve fare tutto il giro, poi sta fermo qua 20 minuti, praticamente, sta fermo qua 20 minuti che non servono a niente. I 20 minuti che stanno qua, perché ce l'hanno tolti a noi? Noi salivamo e scendevamo. Era meglio prima, comunque, era meglio prima, il 4, passava e veio a Colombia, è andata subito a Mercogliana, invece adesso devi fermare qua, poi da qua devi ti porti a Piazza Macello, poi torni, vieni una tolta qua e poi devi andare a Mercogliana. E quanto ci mette per tornare a casa? 40 minuti. Io per arrivare a Valle, dove che sta la scuola alberghiera, un'ora ci metto per andare a casa. Mi giro per Tuleto, ma mi danno anzi storia da retto. Maria di Aiello de Sabato ci invia un video tramite WhatsApp, invita il sindaco Festa e il manager dell'AIR Concia allo stesso tavolo per meglio definire il piano trasporti e viabilità. Maria ieri mattina ha dovuto prendere il taxi per non saltare il turno di lavoro. Personalmente io nello specifico mi riferisco alla tratta Avellino Aiello del sabato, dal momento che è capitato che le corse mattutine talvolta siano passate in largo anticipo, in netto ritardo o non siano passate affatto, costringendomi a provvedere diversamente al mio arrivo ad Avellino Centro, come prendere il taxi. Abbiamo avuto male stamattina, ci abbiamo dovuto accompagnare. Dove? Da dove venite? Sì. Ci abbiamo dovuto fare gli analisi. Veniamo da Montefusco. La fermata a Piazza Macello ci doveva essere. Poi invece ci troviamo a spazio.